Siamo con il presidente del CAT Confesercenti di Viterbo, che è ormai pluriennalmente l'organizzatore del Visiduscia. Abbiamo perso il numero delle edizioni. Siamo all'edizione appunto 2000, del 2018, e nella tappa di Capodimonte. Nel pomeriggio si andrà a Marta. È stato un weekend dedicato alla promozione del turismo mirata, con Canino prima e Viterbo in conclusione. Presidente, qual è stato il bilancio fino ad ora? Soprattutto, qual è stata l'evoluzione del Visiduscia in questi ultimi anni? Sicuramente un giudizio più che positivo perché tra l'altro dalle indagini, diciamo, in nostro possesso abbiamo aumentato del 30% la programmazione degli operatori che abbiamo invitato e quindi anche, come dire, una ricaduta in termini positivi economici delle nostre aziende, appunto, che hanno incontrato buyer provenienti sia dall'Europa ma anche italiani. E la particolarità di quest'anno, di questa edizione, che è la decima, per l'appunto, è quella che abbiamo voluto dedicare questa prima tappa ai giornalisti della stampa specializzata, quindi un press tour propedeutico all'incontro della domanda e dell'offerta che si svolgerà a fine di ottobre, primi di novembre, quando tutte le maestranze, diciamo tutti i lavori per quanto riguarda le nostre eccellenze agroalimentari sono in pieno, appunto, in piena attività, quindi frantoi, cantine. E quindi, ma anche tutto quello che la nostra, diciamo, provincia offre da questo punto di vista. Non dimenticando anche che comunque poi città d'arte, cultura, ambiente, enogastronomia, sport sono fondamentali anche perché dobbiamo sempre più come dire, far vivere un turismo ormai esperienziale. La gente vuol penetrare il territorio, vuol conoscere tradizioni, la cultura. Vuol conoscere appunto il folklore, come le nostre popolazioni vivono intorno a quello appunto che sono le loro peculiarità. E quindi, diciamo, con questa prima tappa siamo partiti da Canino, ma non a caso, diciamo, questi 4-5 comuni che tocchiamo, perché la novità appunto anche di quest'anno è quella che grazie a questo bando regionale appunto della Regione Lazio sulle reti d'impresa ha premiato tutta una serie di progettualità sul territorio, quindi 20 progetti dei quali una decina abbiamo partecipato come supporto tecnico appunto del CAT, ma anche come strategia di marketing, e quindi sono stati premiati con un finanziamento di 100.000 euro, soprattutto per utilizzarlo per diventare catalizzatori di interesse, cioè creare interessi, investimenti dall'esterno, quindi canalizzare flussi, soprattutto flussi turistici, quindi diciamo, questa attività. Visituscia si inserisce pienamente in questa cosa e quindi abbiamo voluto appunto visitare in questa prima fase questi comuni e quindi, come dire, stiamo mettendo in risalto. Oggi partecipa, possiamo dire, il top della stampa specializzata, comunque c'è anche la RAI, GR1 RAI, quindi, e poi riviste quotidiane. Abbiamo predisposto pacchetti turistici spediti a 5.000 agenzie di viaggio, appunto con quello che è il nostro territorio, la nostra offerta. Quindi, come dire, adesso abbiamo aperto una vetrina sulla Tuscia, quando a ottobre-novembre porteremo questi operatori, operatori che saranno invitati ma mirati a quelle che sono le nostre appunto offerte, quindi un incontro tra la domanda e dell'offerta che già si conosce, quindi il ruolo della stampa ormai a tutto tondo, diciamo, sia riviste, giornali, web, quindi trasmissioni televisive diventeranno fondamentali perché appunto ci sarà un'attenzione maggiore e avremo appunto visitatori attenti e soprattutto interessati alle nostre offerte. Va bene, grazie, arrivederci.